A Cabernardi, da San Lorenzo in Zolfinelli, nei pressi d'Urbino. C'avevo 9 anni e ero coi miei zii, che babbe e mamma erano contadini sotto padrone. Invece zio lavorava in miniera, non c'aveva figli, allora hanno portato qui con loro. E a Cabernardi quella volta c'era la gente. Se stava da Dio, se stava bene. C'erano i divertimenti, si andava al cinema, io ci andavo e mi piaceva. Dava i film belli, d'amore, d'avventura. Era sempre pieno che toccava fa spintoni per entrare. Poi da ragazzini, vestiti da balilla, andavamo al campo sportivo a fare ginnastica. Si faceva il saggio. Era pieno anche lì, era bello. Le classi erano dalla prima alla quinta. Adesso invece Cabernardi è un paese morto. D'estate si riempie un po', ma... Allora, ci portavano anche a fare le gite. Più che parte sui paesini, ci portavano, ci tenevano lì e... Insomma, non erano posti belli. Se andava su in montagna, noi siamo andati a San Donato. Però, a me non mi piaceva. Insomma, già in montagna c'eravamo. Ci stavamo circa 2 settimane. Facevamo i turni, si giocava, ci facevano delle preghiere, quelle robe così. Allora la miniera seccava tutto. Adesso pare chissà cosa, vede tutto sto verde, ma prima seccava tutto, lo zolfo. Quando lavoravamo, se incontrava che l'aria veniva da dove stavamo lavorando, e toccava mollare un fazzoletto e tenerlo sulla bocca, che non si poteva più, e non potevi scappare perché il lavoro tuo era lì, e perché se uno va dove il vento non te lo porta, a noi ci toccava di stare lì. Invece quando eravamo a casa si chiudeva tutto e non sentivi più niente. Però quando agivamo a Urbino, a Fabriano, anche se t'eri lavata, pulita, cambiata, la gente lo sapeva che venivi dalla zolfataia, perché si sentiva la puzza, porco diamine. Allora io vengo assunta in tempo di guerra e... Vabbè, adesso non mi ricordo quanti anni ci avevo, 18, 17 e mezzo, non di più, Sono andata a lavorare ragazzina io. Ero piccola, non arrivava a 50 kg, una mollica. Andavo vestita con la tuta da maschio, con una beriola sulla testa, che c'avevo un sacco di capelli. E via, si faceva tutto, Tutti i mestieri. Dove avevano bisogno, chiamavano. E c'erano gli anziani. Gli uomini giovani non c'erano, c'erano le donne, quelle parecchie ce n'erano. Però le donne sotto la miniera non ce n'ha mandata mai nessuna. Lavoravamo tutte fuori. E poi ci pagavano a contratto e delle volte non veniva fuori la giornata. Ed era brutta quando non veniva fuori la giornata. Allora noi ci facevamo un po' furbe e qualche volta ci mettevamo le tavole sulle culle e riempivamo. Ma i sorveglianti erano furbi, bussavano e segnavano mezza. Ce n'era qualcuno che era buono, diceva, bionda, ma dove l'hai preso tutto sto zolfo oggi? Perché loro lo sanno quando ce n'è e quando non ce n'è. È piena, lo vedi? Dicevo io, è piena. Allora c'era quello che chiudeva l'occhio e te la segnava piena. E c'era quello birbo che invece bussava e segnava mezza e non te veniva fuori manco la giornata e eri stata lì tutto il giorno. Era bella. E quando faceva la neve, certe mucche di neve, mica come adesso, noi a con le pale certe file aveva la neve fino al 40 al forno. L'avevi vista quella curva brutta? Si chiamava curva del 40, quella curva che non finisce mai. Noi dovevamo arrivare da là
fino a qua giù ha pulito la pala tutti i binari per far passare i vagoni. E non c'erano i mezzi di oggi. Quando lasciavano le bombe che hanno colpito Bellisio, pensa a te che altezza stavane. Sta a sentì, poi passavano i repubblichini. Quando passavano i repubblichini, a quelli dovevi fa da mangiare. Loro portavano la roba. Mamma mia, noi ci crepava il cuore, perché loro con le uova, la pasta di casa, i polli. E noi a mangiare quella bomba, porco diavolo, boia. Loro mangiavano quella roba buona e a noi ci rimaneva sul gozzo. Io mi sono sposata che era il 1948 e lavoravo sempre in miniera. Quando l'hanno chiusa siamo rimasti tutti senza lavoro. Qualche volta, ma lì al cancello, così passando, ma non mi sono mai fermata, tanto come facevo? Lui era lì sotto, mica lo vedevo. Passavo. E invece, passando, sai chi è che vedevo? Vedevo tutte ste fanatiche che sgaggiavano, urlavano, ma state un po' lì quanto vi pare. Dicevano che lo zolfo c'era ancora, però non fruttava più come prima, e allora ha buttato la gente in mezzo alla strada. Quelli che stati sotto a occupare sono stati gli unici che sono stati mandati via. Altro che, l'ha mandati via prima. Quelli che hanno occupato sono stati quelli che gli è toccati andare all'estero. Io nel 52 già non ci lavoravo più alla miniera, qualche giornata, se no facevo la casalinga. Però mio marito sì, è stato licenziato e abbiamo pensato di andare all'estero, in Belgio. Che se tu vai magnà da qualche parte, hai da andare.